Si annunciava interessante il sedicesimo rally di Regello, Figline e Incisa Valdarno per il valore degli iscritti e delle auto al via ed in effetti, salvo la vittoria, è stato avvincente e spettacolare. Così la gara fiorentina, valida come quarto round della CRZ di settima zona, organizzata da Regello Motorsport in collaborazione con ACI Firenze, si è svolta in modo lineare, in un weekend estivo mitigato da una positiva brezza che ha reso piacevole sia l'impegno di piloti e team, sia del pubblico sulle speciali. Ha vinto il reggiano Antonio Rusce, con a fianco Sauro Farnocchia sulla Skoda Fabia RS curata da RF, che già si erano imposti sulla montagna pistoiese senza lasciare scampo agli altri concorrenti, poiché Rusce, autore di un notevole cambiamento fisico, ha modificato anche il suo stile di guida, risultando più veloce e meno falloso, condizione che gli permette di essere più competitivo e vincente. In effetti, così come è successo un mese fa al Rally degli Abeti, Rusce e Farnocchia hanno imposto il loro ritmo da subito, per involarsi verso la meritata vittoria. Alle loro spalle i duelli per le restanti posizioni da podio, che hanno visto lottare la Ferla e Gasperetti, dove il geometra fiorentino sulla Skoda Fabia della Gima è riuscito a prevalere sul pilota della Betone, alle prese con assetto e gomme della Citroen C3. Rusce era al debutto sugli asfalti del Valdarno fiorentino, ma grazie alla sua esperienza e al suo stato di forma ha ben interpretato il percorso 2024 della gara toscana, col valido supporto di Sauro Farnocchia, che sta vivendo anche lui una splendida seconda giovinezza. Definito che il discorso per la vittoria era blindato, Alessandro Laferla, geometra e pilota di San Casciano Val di Pesa, di nuovo insieme a Pellegrini, ha interpretato al meglio la Skoda Fabia che guidava per la seconda volta, riuscendo a segnare tempi di assoluto rilievo che l'hanno issato in seconda posizione, condizione che si è poi protratta fino alla fine. Così sul gradino più basso del podio ci sono i pistoiesi Gasperetti e Ferrari, ottimi terzi dopo aver dovuto stravolgere l'assetto della loro C3 per rispondere agli attacchi degli aretini Cresci e Ciabatti su un'altra Skoda che hanno chiuso al quarto posto. Gasperetti sul podio ha spiegato di aver passato la prima parte di gara a sistemare il setup, poiché la Citroen non risultava precisa nelle traiettorie. Poco più di 10 secondi dietro a Gasperetti hanno chiuso Cresci e Ciabatti, confermando il buon feeling con le strade fiorentine ed in attesa della terza gara dell'IRC, il rally del Casentino previsto a luglio. Il 6 volte vincitore della gara reggellese, il pisano Carlo Alberto Senigalliesi, con Lupi non è mai stato nelle prime posizioni e ben presto ha evitato di pensare al settimo sigillo, poiché non si è potuto preparare al meglio per i molteplici impegni di lavoro che non gli permettono troppo tempo libero ed in questa edizione ha chiuso solo al quinto posto. Dopo il sesto e settimo posto di Fiore e Pinelli, ambedue ad oltre 2 minuti dal leader Rusce, onore e gloria alla Yaris Trofeo con a bordo Paperini e Gabelloni, in gara di allenamento in vista della prossima data del monomarca giapponese, in programma tra 2 settimane nel veronese. L'ottava piazza assoluta li ripaga dell'impegno profuso, seguiti a breve dal pisano Rovatti, che in gara con la Clio Super 1600 di Laserpon 015 ha ritrovato quel piacere di guida che credeva di aver perso, considerando anche la lunga inattività racing collegata allo scorso novembre. Top 10 sono definiti dagli svizzeri Beltrami e Benchini, che sulla DS3 WRC sono autori di un rally senza acuti ed attenti a non sbagliare. Sicuramente un grosso sbaglio l'ha fatto chi seguiva, in speciale Marco Cavalieri, nell'ordine di partenza,
poiché alla fine della terza speciale ha sbagliato a definire la fine della stessa ed è piombato a velocità elevata sulla C3 del pilota fiorentino, ferma allo stop, e di fatto lo ha costretto al ritiro. È davvero strano non riuscire a definire con la dovuta esattezza la fine di una speciale, fidandosi delle note delle scorse edizioni senza fare i necessari controlli ed utilizzando ogni supporto fornito dagli organizzatori. Per fortuna però solo danni materiali, tanto che il pilota livornese si è poi ritirato nella quinta speciale. Parlando di classifiche speciali, tra le auto di categoria Rally 4 svettano Fanucchi e Giorgi, mentre nelle Super 1006 è Rovati a precedere Leporati. Fabio Spinelli è il più veloce nella classe A7, guidando al meglio la sua Clio Williams, così come Ardizzone fa tra le Rally 5, precedendo al traguardo di 5,3 secondi i fratelli Ancillotti, portacolori di 2F Racing, alla seconda gara sulla Clio di Baldoni. Al terzo posto Sanesi e Vallino, con inversione dei ruoli nell'abitacolo rispetto a quando gareggiano nel trofeo Suzuki. Fuori sulla prima speciale Mayra Zanotti, al rientro agonistico dopo il ritiro di Alba, la classifica femminile è andata alla pratese Susanna Mazzetti, in coppia con Chiara Lombardi, sulla Skoda di Roger Tuning. Infine, nella gara per auto storiche, valida per il TRZ di terza zona con la celebre Coppa Città dell'Olio, ha prevalso la BMW M3 di Guarducci Mazzani, che bissano il vittorioso risultato della Beti e precedono la gialla Porsche 911 SC di Maraldi Banchetti e la Volkswagen Golf di Mattia e Nicola Brigliadori, fratelli sammarinesi.